Peter e il Bosco è un'opera che è iniziata nel 1969, un lavoro che ha accompagnato tutta la mia vita e che continuo a fare tuttora. L'idea è quella di riscoprire all'interno della materia del legno gli alberi che vi sono nascosti, perché viviamo attorniati dal legno, dalla materia tra i mobili, pavimenti, muri, soffitti, ma all'interno di questo materiale c'è la forma degli alberi, ci sono degli esseri che sono fossilizzati nel loro interno e che possono essere svelati. Ripetere il bosco è ripetere l'azione di svelare la foresta di alberi che ci circonda nella nostra vita quotidiana. I nodi che vediamo all'interno degli alberi, come questo, sono in realtà dei rami. Scavando si riscoprono e si rivelano nella dimensione che corrisponde all'anno di crescita dell'albero. C'è poi una particolarità ed è quella alcuni rami sono scuri, come questo. E questi rami scuri in punta sono alberi che sono seccati e che sono stati avvolti dall'albero nella sua crescita. Quindi sono fossilizzati praticamente all'interno della massa del legno e non hanno continuato a vegetare.